Popolo di nerd, miei iscritti tutti e popolo tutto YouTube, bentornati ancora una volta su Mastery Tricks. Finalmente ragazzi iniziamo il gameplay di Naruto Ultimate Ninja Storm 4, non vedevo l'ora. E ragazzi, vi ripeto, ho giocato tutti i Naruto Ultimate Ninja Storm, tutta la serie, sono stati tutti fantastici, non vedevo l'ora di iniziare finalmente questo ultimo capitolo. Andremo a fare qualche gameplay assieme. L'idea è quella di provare a fare una serie o una miniserie, questo poi dipenderà in base al vostro interesse. Vorrei cercare di portarvi più gameplay possibile ragazzi di questo gioco. Vediamo un attimino come si svolgerà il tutto. Tenete presente che ho una connessione purtroppo abbastanza scarsa al giorno d'oggi, perché una 20 mega non è più niente ormai come connessione. Inoltre girare i video a 60 frame per secondo richiede un po' più di spazio, quindi sono appena più capienti. Quindi ragazzi, spero che oltretutto YouTube non mi rompa le scatole con la questione dei copyright, perché altrimenti mi toccherà tagliare anche qualche scena intermezzo. Detto questo ragazzi, senza dilungarci oltre, andiamo avanti e cominciamo con il gioco. Allora, azioni interattive, cosa sono le azioni interattive? Sì, i soliti quick time event che mi piacciono un casino in questo gioco, ragazzi, sono veramente spettacolari, quindi iniziamo subito. Fattori segreti, colleziona le stelle, ok, questa me la ricordo, colleziona tutte le stelle e si ottengono delle scene speciali, quindi andiamo. Presumo che come prologo ci butterà subito nella battaglia, quindi vediamo un pochino. E difatti ragazzi si inizia, storia originale, illustrazioni Masashi Kishimoto. E quindi partiamo ragazzi, veramente non vedo l'ora. Cercherò di fare dei gameplay di mezz'ora ragazzi, non di più, perché altrimenti mi viene male caricare i video. Quindi tra il quarto d'ora e la mezz'ora in base alle missioni. Kokuni namonaki makimono ari. Uchi ni shirusu wa imada musubi no mienu monogatari. Sono tenmatsu ni nozomu ishi araba, ono ga te o motte kaifu se yo. Nanji ga ishi mitodoketari. Ovvio che desidero saperne di più. Naraba tsutae kikase yo. これまで続く忍びの歴史を。Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora di cominciare. Owari naki Tatakai no Rensa wo. Sousei ni hajimari. Otsuki wo hete mo nao yamu naku tsuzuku Rensa ga aru. Shinobi to nari, ichizoku to nari, sato to natsuta ito made sura Senran wa taeru koto naku nao mo takaburi. Soshite nikushimi wa hirogaru. Kakute kano futari mo tsui ni tachi tadakai tsuzuketa. Pronti ragazzi, si va in battaglia. Buttano subito nell'azione. È un po' tutta l'evento. Chiaramente ho scelto la lingua giapponese perché rende molto meglio ragazzi della lingua inglese. Mamma mia che grafica ragazzi, decisamente migliorato, sembra quasi il cartone. E si inizia ragazzi con i primi tutti via uno. Guardate là che casino. Yahari omoki o tomeru ga senketsu ka. Mokuton mokuryū no jutsu. Vediamo se riusciamo a beccare tutta la serie completa. Condizioni di battaglia: sconfiggi Madara,
dettagli bonus, concludi con altro 50% di salute residua. Quindi ragazzi, siamo subito pronti per entrare in battaglia, così velocemente ci lancia. Vediamo, senza troppi problemi, di andare già. Allora, prima di tutto devo riprendere un po' la mano, perché non mi ricordo più come si gioca, ragazzi. Ok, già prendiamo il primo trofeo. Attenzione ragazzi, già iniziano ad attaccarci. Attacchiamo malamente Madara, ragazzi. Kurama, vediamo un po' cosa ci dà. Questo dobbiamo adesso cercarle di prenderle. Mannaggia a te Madara. Vediamo di riuscire a prendere gli spadoni. Forza. Benissimo. Vediamo di farti male di brutto adesso, come primo combattimento, ragazzi, direi che ci stanno già dando da fare. Ottimo. Forza. È difficile tra l'altro parare. Buone restituzioni che comunque consumano chakra, ma difficile usare le parate. Mi piacerebbe anche utilizzare una tecnica suprema, se ci riuscissi magari. Il problema è che non ho abbastanza chakra per poterlo fare. Speriamo proprio di non perdere col primo gameplay. Ok, ci siamo schivati. Andiamo a pestarlo malamente. Forza, forza, tanto danno. Tanto danno. E quindi... perfetto, abbiamo beccato chi è? Madonna ragazzi, che spettacolo! Casino, forte casino ragazzi! Preso! Cerchiamo di fare una scena perfetta, vediamo un po' se riusciamo a chiappare sto quanto. Ullala! Si combatte tra cercotteri? Bijiu ni Susanoo. Otagai atatamatte kita koro da. Risultato di battaglia B. Abbiamo fatto solo una B. Vabbè, vabbè, dai ragazzi, non c'è problema. Questa battaglia sconfiggi 9 code Susanoo. Ok, va bene. Andiamo avanti. Riusciamo ad usare una mossa speciale, ragazzi, a fare più di danno. Perfetto. Ragazzi, non so come ho fatto, però ce l'ho fatta. Vediamo un po' di fare danno. Ragazzi, è spettacolare questo gioco. Ha una grafica davvero incredibile. Ok,
forza. Perfetto, possiamo farci. Cerchiamo di caricare un pochino, così magari riusciamo anche a portare un po'. Perché l'ho mancato malamente? Preso, preso in pieno, preso in pieno. Forse ce la possiamo fare. E andiamo. Vediamo se riusciamo a prendere noi la spada. Ottimo. Si parte col QT, eh? Grande danno, ragazzi. Non sono riuscito a mettere il colpo a segno, però. Ho l'impressione che voglia farci tutto sto male. Aia, ragazzi, non avevo visto. Non avevo visto caricare il colpo. Forza. Ora ci arriviamo. Questo giro non ci facciamo fregare. Massacriamolo malamente. Grande, ragazzi, guardate che colpaccio. Ok, ce l'abbiamo fatta. Via, quick time event. Saltiamo. Via. Via, gira. Ok. Ancora. Che figata questa qui, ragazzi. Mi sono sempre piaciuti questo gioco. Spettacolare a livello di immaginati. Mamma mia, ragazzi. Non possiamo fare. Grande, abbiamo beccato il fattore segreto, ragazzi. Aia, questa, ragazzi, non la sapevo. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, ragazzi, si inizia. Shinobi wa tadakai tsuzukeru. Onore no shinzuru michi o ayumu tame ni. Peccato per l'ultimo quick time event, devo imparare ancora un po' come gestirli. Quello ad esempio dovevo aspettare e premere. Beh, come prima battaglia abbiamo fatto abbastanza schifo, perché per essere la prima battaglia, ragazzi, abbiamo fatto B.
E niente, abbiamo fatto abbastanza schifo. Vabbè, dovrò un po' prendere la mano con i comandi, un po' che non ci gioco. Il sistema combattimento è leggermente variato, ma non c'è problema. Quindi possiamo anche andare avanti. Questi sono un po' gli oggetti ottenuti. E quindi proseguiamo. Andiamo avanti ancora. Vediamo un pochino dove verremo portati ora. Ok, bacheca di episodi, 20 scena ed eventi battaglia. Dalla bacheca episodi seleziona un capitolo, un episodio da affrontare. Negli episodi trovi degli eventi scena che iniziano con dei filmati e degli eventi battaglia che iniziano con dei combattimenti. Alcuni dei capitoli si dividono in due diverse vie, devi superarle entrambe per completarle. Infine puoi rigiocare gli eventi che hai già completato. Va bene. Icone, le icone appaiono con gli eventi battaglia, hanno seguenti significati: battaglia con un boss, battaglia libera, la verde, battaglia di gruppo, battaglia drammatica. La battaglia drammatica è un tipo di battaglia speciale che combina battaglia libera con AI. Va bene, quindi andiamo avanti. Dettagli bonus, ok, questo è tutto quello che ci serve per le condizioni bonus. Va bene. Cerca di ottenere il punteggio più alto. Grazie ai risultati di storia e al punteggio totale, il tuo punteggio migliore viene memorizzato quando riesci a superarlo. Va bene, ok. Di questa cosa fondamentalmente non ce ne frega niente. Nuovo episodio sbloccato. Quindi, ragazzi, possiamo accedere al nuovo episodio, che però vedremo nel prossimo gameplay. Per questo primo gameplay, ragazzi, sono Ruto, Ultimate Ninja Storm, è tutto. Mi raccomando, spolliciate, mettete un bel mi piace sul video, iscrivetevi se non l'avete già fatto, commentate, ragazzi, ditemi se vi può interessare vedere più gameplay, vedere una serie o una miniserie, e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Vi ringrazio per aver seguito questo gameplay, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un salutone.